Buona serata, ben ritrovati con Nightly News 24. Anche oggi in questo giornale del 12 ottobre, il punto sulla situazione per quanto riguarda la guerra in Israele. Ci occuperemo anche di un interessante scava, di un'interessante condizione archeologica di scavi ad Orvieto curata dalla Università di Foggia. Ci occuperemo anche della stagione teatrale del Teatro Mercadante di Cirignola del Foggiano che sarà presentata sabato prossimo, un'ampia pagina sportiva dedicata alle qualificazioni europee 2024, ci si avvicina sempre di più ad Italia-Malta in programma sabato al San Nicola di Bari. Ma cominciamo, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la guerra in Israele, quello che è successo nelle ultime ore. Israele sta colpendo su vasta scala, la zona della striscia di Gaza e sirene di allarme sono risuonate al confine tra nord e sud di Israele. Interessato il settore occidentale dell'Alta Galilea, è stato centrato da un missile, un edificio a Sderot. Per il capo dell'aviazione militare stiamo attaccando la striscia con questa modalità perché quello che accade qui è qualcosa che non è mai accaduto prima. C'è un nemico che tira razzi e attacca la popolazione civile. Intanto distrutta a Gaza la casa della mente degli attacchi di Hamas. Intanto Israele ha contattato le famiglie di una parte degli israeliani che sono stati rapiti. Gaza rimane senza corrente elettrica a partire dal pomeriggio. Intanto anche Israele sta rispondendo al nuovo attacco dal Libano nel suo territorio. Poco prima era stato lanciato un missile verso una postazione israeliana. Gli Hezbollah libanesi affermano di aver inflitto un gran numero di perdite umane all'esercito israeliano in seguito agli attacchi avvenuti nelle prime ore del mattino. Tra l'altro, come esercito israeliano, vanno a sapere, siamo tutti responsabili per non aver prevenuto quello che è successo, ha detto il capo dello staff dell'aviazione militare israeliana. Intanto vedremo come andranno le cose. Per quanto riguarda invece le reazioni internazionali, va detto che la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha detto che verranno rivisti i fondi dell'Unione europea da Hamas atto di guerra. Intanto il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha chiamato il figlio della coppia italo-israeliana che si trova tra gli ostaggi della organizzazione terroristica. E per quanto riguarda invece la diplomazia, c'è da dire che il segretario di Stato americano Blinken si trova da giovedì in Israele, ha già avuto un incontro con il ministro degli esteri israeliano e anche con il premier Netanyahu, ribadendo in conferenza stampa: siamo qui con voi, non andiamo da nessuna parte. Gli stati e non stati, pensate a cosa fare in questa situazione, soprattutto non agite contro Israele. Intanto il governo di guerra ha ulteriormente aggiornato il bilancio delle vittime: 1.200 i morti a Gaza, quasi 339.000 gli sfollati. Intanto l'Iran sta facendo di tutto per fare in modo che si possano mettere altri stati nei confronti contro Israele. Intanto proprio poche ore fa si è saputo che è stata hackerata la TV dell'organizzazione terroristica Hamas, lo hanno riportato i media. Hamas ha distrutto la striscia di Gaza e ha fatto andare i suoi leader in luoghi sicuri. Intanto, sempre Hamas ha detto che erano da 2 anni che stava preparando l'attacco a Israele con modalità top secret e con la data di inizio dell'operazione erano a conoscenza in pochi tra i vertici del gruppo islamico. Questo ha dichiarato un dirigente di Hamas. Si poteva contare sulle dita di una mano il numero di dirigenti che sapevano con precisione il momento di inizio dell'attacco. Per quanto riguarda invece la situazione inerente il campo,
continuano le piogge di missili dalle due parti, sia da parte israeliana che da parte di Hamas. La Jihad islamica promette che porterà la battaglia oltre Gaza. Sono stati segnalati raid anche agli aeroporti di Damasco ed Aleppo. E Blinken, nell'incontro che ha avuto con il ministro degli esteri israeliano, ha detto: Hamas vuole solo uccidere gli ebrei ed Israele. Intanto il presidente siriano Assad dice serve un'azione rapida per proteggere i palestinesi. E veniamo adesso alla nostra identità regionale. Si è svolta a Rimini la cerimonia di consegna dei premi Italia Destinazione Digitale, gli Oscar del turismo, che sono stati assegnati da una società esperta di turismo internazionale. La manifestazione italiana ha preso avvio a Rimini. Il premio, nato nel 2016, è giunto alla sua ottava edizione. Il premio speciale Alma Wave Smart Destination è andato alla città di Bari, quindi il capoluogo pugliese, per essersi distinta nella gestione innovativa digitale e data driven delle destination management. Per l'assessore all'innovazione tecnologica del comune barese di Sciascio, questo riconoscimento conferma da un lato la crescente rilevanza di Bari nel panorama delle destinazioni turistiche italiane, e dall'altra avvalora l'impegno di dotarsi di strumenti innovativi per le analisi dei flussi turistici. Università, in modo particolare ci spostiamo a Foggia, dove si è svolta la conferenza stampa per la presentazione dei risultati della campagna di scavi che è stata condotta nel sito archeologico di Orvieto, campo della Fiera, dove l'UNIFG è impegnata nelle indagini di un pozzo medievale. Le attività sono state coordinate e continuano tuttora dal professor Danilo Leone. Nel corso di questi anni sono stati effettuati numerosi reperti di rinvenimento. Da un sigillo in bronzo appartenente a un re francese alle straordinarie maioliche medievali, oltre 800 vasi. Si può anche andare a vedere questi reperti anche nel laboratorio di archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici. Veniamo adesso alla cronaca. Un bambino di 3 anni è stato dimenticato mercoledì in uno scuolabus a Bari per alcune ore. Sarebbe stato poi ritrovato spaventato ed in lacrime solo alla fine della lezione, quando gli altri bimbi sono tornati a bordo. Il bambino frequenta una scuola per l'infanzia nel quartiere San Paolo. Di questo ne ha avuta conoscenza l'assessore alla pubblica istruzione del comune barese, che ha avviato una indagine, che ha chiesto all'azienda titolare dei trasporti, quindi alla scuola stessa, una relazione per avviare una istruttoria. Il contratto prevede una serie di obblighi e sanzioni. Un fatto gravissimo, dice, che se accertato avrà conseguenze importanti. Acquisiremo i dati del GPS posto a bordo dell'autobus e la relazione che abbiamo chiesto all'impresa dei trasporti. Poi, naturalmente, ci comporteremo di conseguenza. La Giunta regionale pugliese ha deciso di aprire una indagine inerente all'esistenza dei dipartimenti provinciali della ASL, che secondo una legge regionale dovrebbero esserne di meno. Su questo si è espresso il partito del Terzo Polo in azione in consiglio regionale. I dipartimenti dovrebbero essere di norma 3 per ogni ASL, ossia 18 e non 20. La giusta indagine avviata ha consentito di contabilizzarne 116, uno sproposito, anche se dalla contabilità manca la ASL di Taranto. E va specificato che con il provvedimento del luglio scorso e prima dell'avvio dell'indagine regionale, il Policlinico di Foggia aveva deliberato l'avvio di una riorganizzazione dei dipartimenti, interrompendo l'erogazione delle indennità. Parliamo adesso di medicina. A Bari è cominciata la campagna vaccinale sia per l'influenza che per il coronavirus.
Viviana Minervini, Teleregione. È partita ieri mattina con i direttori delle unità operative del direttore generale Giovanni Migliore la campagna di vaccinazione anti-Covid e anti-influenza del Policlinico di Bari, azienda ospedaliera universitaria. La campagna di vaccinazione al Policlinico proseguirà nei prossimi giorni con l'offerta di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari, anche dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, con gli studenti dei corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie, con i pazienti, sia quelli ospedalizzati, sia quelli ambulatoriali e con i dipendenti di Università e Politecnico di Bari. Il vaccino è sicuro, è l'unico strumento che, seguendo le indicazioni del Ministero e della Regione, ci consente ancora una volta di festeggiare la nostra libertà da un evento straordinario che ci aveva afflitti. Non dobbiamo dimenticarlo. Noi oggi abbiamo adottato a livello nazionale una politica che consente a tutti di riprendere la propria attività. Dobbiamo preoccuparci di coloro che hanno qualche fragilità e vaccinare i nostri cari, soprattutto quelli che hanno qualche fragilità, è la maniera più idonea per ancora una volta assicurare sostenibilità al nostro paese, ma soprattutto assicurare che i nostri cari vengano protetti da un'eventuale infezione che in particolari condizioni, purtroppo dobbiamo ricordarlo, continua a fare delle vittime. La Regione ha previsto l'acquisizione di 1 milione di dosi per l'antinfluenzale e di 390.000 per il vaccino contro il coronavirus, aggiornato alle ultime varianti. Entro la fine del mese di ottobre è prevista la consegna di circa 125.000 dosi tra pediatriche e per adulti, su un totale di circa 390.000 destinate alla popolazione pugliese. Nei primi 8 mesi del 2023 sono cresciuti i flussi turistici internazionali, più 20% gli arrivi e 14% le presenze. In totale 2 milioni gli arrivi e 6 milioni le presenze. Questi i dati dell'Osservatorio regionale del turismo, che sono stati presentati questi dati nel corso di una fiera a Rimini, presenti anche l'assessore al turismo della regione Puglia Lopane, il direttore del Dipartimento di Turismo e Cultura Patruno. La stagione dunque sta continuando anche nei cosiddetti mesi spalla, tra settembre ed ottobre, nella prospettiva di una crescente destagionalizzazione. A settembre si è stimato un aumento tra arrivi e presenze tra il 5 e il 7%, e tra l'altro la fiera di Rimini dalla possibilità di commentare i dati del turismo in Puglia. La nostra regione conferma un'ottima performance, spazzando via le polemiche di quest'estate. E veniamo adesso alla pagina sportiva. Cresce l'attesa per la prima partita delle qualificazioni europee 2024. Per quanto riguarda il mese di ottobre, l'attesa è tutta per lo stadio San Nicola di Bari, dove la nazionale azzurra affronterà Malta. Nei precedenti, gli azzurri hanno 3 vittorie ed una sconfitta, mentre per quanto riguarda Malta, 3 sconfitte e 2 vittorie. Per il centrocampista della nazionale azzurra, Jack Bonaventura, una partita importante e da non sottovalutare, e poi conferma come la nazionale sia importante per i tifosi italiani e non solo. Stato comunque tante volte, la prima volta 10 anni fa. Probabilmente il percorso ho avuto qualche difficoltà con la nazionale, ma non, ho cercato sempre di fare del mio meglio e di dare il massimo. Ogni volta essere convocato per me è stata una grande gioia e sono venuto qui cercando di dare tutto me stesso perché non facili. Perché comunque il calcio di oggi, qualsiasi squadra affronti, ha sempre delle qualità, ti dà sempre delle difficoltà, e quindi prepareremo una alla volta. Già abbiamo iniziato a studiare con video con esercitazioni e tutto, una alla volta, e cercheremo di fare del nostro meglio. Ed è tutto per questa edizione di Night News. La nostra identità regionale torna come sempre domani alle 13 con Today 24. Grazie a tutti per la vostra attenzione e buon proseguimento di sera.